Buongiorno a tutti cari amici, oggi voglio fare un video per spiegare un po' i transiti di questo anno 2021, un po' particolare, di cui se ne parla tanto e già molte persone sono un po' preoccupate per l'andamento astrologico e che cosa questo comporterà a livello planetario per tutti quanti noi. Allora, qui in questo semplice schema potete vedere l'andamento nella prima riga di Marte. In questo grafico non ho preso in considerazione gli andamenti del Sole, di Mercurio, di Venere, che sono comunque praticamente gli stessi tutti gli anni, ma invece prendiamo quelli che ci possono fare dei cambiamenti generazionali. Quindi partendo da Marte vediamo che qui finirà il suo lungo transito in Ariete, in cui sosta già da diversi mesi, lo finisce l'8 di gennaio e durante questo 2021 avrà un andamento lineare e non sarà mai retrogrado e passerà nei segni del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone, della Vergine, della Bilancia, dello Scorpione e per la seconda metà di dicembre anche il Sagittario. Nella seconda riga abbiamo Giove e Giove lo avremo nel segno dell'acquario, tranne per i mesi di giugno e luglio e una parte di maggio, che invece transiterà nel segno dei pesci. La terza riga abbiamo Saturno, che per tutto l'anno sarà nel segno dell'acquario, però solo per prima e seconda decade. Poi abbiamo anche i transiti di Urano, Nettuno e Plutone, rispettivamente in Toro, in Pesci e in Capricorno. Le colorazioni un pochino più scure qui indicano i periodi di retrogradazione. La retrogradazione è quel periodo in cui praticamente il pianeta che viene preso in esame rispetto al movimento del nostro pianeta Terra praticamente rallenta il suo andamento, così da sembrare ai nostri occhi che vada all'indietro. Durante questi periodi non è che succedano dei grossi cambiamenti nel transito in sé, ma semplicemente quando questi transiti in retrogradazione si trovano, per esempio, in aspetto positivo con il nostro Sole, ciò significa che comunque non riescono ad avere una grande influenza, ecco, mentre se si trovano in aspetto poco positivo, come può essere una quadratura, vuol dire che questa viene accentuata, viene un pochino più appesantita. Come potete vedere nel complesso del grafico, qui non abbiamo per quest'anno 2021 una grande influenza dell'elemento di fuoco che ritroviamo solo a sprazzi per Marte, soprattutto nel segno del Leone che fa tutto il giro. Ma negli altri, nei pianeti lenti, da Giove in poi, qui abbiamo tutti gli altri elementi e in particolar modo l'elemento dell'aria e della terra. Adesso andrò ad analizzare praticamente i transiti più salienti di questo anno per vedere che cosa veramente succederà in modo concreto al nostro pianeta, come se fosse praticamente il tema natale del pianeta Terra. Questo ci può essere molto utile per capire il contesto che si può sviluppare a livello sociale e storico durante questo anno. Un esempio banale di un evento, come potrebbe essere una storia d'amore. La storia d'amore, se viene vissuta in un periodo di guerra oppure se viene vissuta in un periodo di pace, ovviamente può avere dei risvolti un po' diversi. La storia in sé magari non cambia, però il contesto in cui viene vissuta può influenzarla. E quindi è questo che oggi andrò ad analizzare con questo video per farvi un pochino meglio capire come sarà veramente questo 2021 e perché se ne parla così tanto. Ma procediamo con ordine e partiamo dai protagonisti di questo 2021, che sono Giove e Saturno, che si trovano in congiunzione.
Per l'esattezza, la loro congiunzione precisa è avvenuta il 21 dicembre del 2020, ai gradi circa 0,28-0,29, quindi sono praticamente entrati quasi in contemporanea nel segno dell'acquario. Per quale motivo questa congiunzione è così particolare? Voi dovete sapere che le congiunzioni Giove e Saturno avvengono ogni circa 20 anni. L'ultima congiunzione si è verificata il 28 maggio del 2000 nel segno del Toro e non è stato altro che una specie di verifica di un ciclo che adesso si è concluso, ovvero quello, il ciclo delle congiunzioni nei segni di terra, che si sono susseguite più o meno all'incirca dal 1800, ma anche forse un po' prima. Tutte nei segni di terra e hanno caratterizzato questo periodo di espansione industriale, del boom economico, delle grandi conquiste territoriali, delle colonizzazioni. Quindi, si sono praticamente susseguiti dal Capricorno alla Vergine al Toro delle congiunzioni che hanno caratterizzato un'epoca, quindi più di un secolo, improntata sul senso del possesso, sul materialismo, sulla costruzione di schemi, sulla scrittura di leggi, di regole, sul dominio e sul cercare di mantenere salde le proprie radici. Adesso, invece, siamo di fronte a una nuova era. Le prossime 7 congiunzioni saranno tutte in segni di aria, partendo da quello dell'acquario, poi ci sarà la bilancia, poi i gemelli e dopo si ripeterà questo ciclo. E quindi i prossimi 140 anni saranno tutte congiunzioni nel segno di aria. E questo cambierà notevolmente gli ideali collettivi su questo pianeta dell'umanità. Quindi passeremo da un'era molto pragmatica, molto materialista, a un'era che si baserà moltissimo invece sulle comunicazioni, sulla collaborazione e sull'amicizia. I vecchi schemi saranno distrutti e ne verranno costruiti di nuovi, ma soprattutto ci sarà questo senso comune di ribellione e di non voler più sottostare alle regole, alle leggi di nessuno. Di per sé la congiunzione Giove-Saturno significa che proprio a livello planetario nascerà la voglia di liberarsi da tutte le strutture che ormai ci fanno sentire in trappola e che sono diventate intollerabili, che si percepiscono come delle barriere che ogni persona sta sopportando da troppo tempo. Questa configurazione può far nascere la voglia di rompere con tutto e tutti e instaurare un nuovo senso di libertà personale. È un cambiamento radicale ed è un cambiamento che diventerà positivo, a fronte magari di un inizio un pochino turbolento, però, da qui in poi si comincerà a costruire una nuova realtà duratura. Come già vi avevo anticipato, che durerà almeno un 140 anni da oggi in poi. La situazione precedente sembrerà a un certo punto talmente pesante da scatenare un senso di agitazione ed impazienza per ottenere un cambiamento più veloce possibile. Prima che tutto ciò si assesti, comunque, saremo testimoni di molti scossoni, che sono scossoni che per ognuno di noi possono variare dal lavoro alla residenza, alla situazione finanziaria o anche a un isolamento, a una nuova, solitudine amorosa. In pratica, essere pazienti non sarà più qualcosa di tollerabile e verso proprio l'idea di pazienza le persone svilupperanno un atteggiamento reattivo che sarà il contrario della passività. Quindi per quasi tutto il 2021, a parte una breve parentesi durante l'estate in cui Giove transiterà nel segno dei Pesci, ci sarà questa sensazione di ribellione a tutte le strutture, questa voglia anche di ribellarsi a tutte le routine, alle vite monotone. Crescerà praticamente un senso generale di impazienza e di insofferenza verso tutto quello che fa sentire bloccati.
E questo sarà proprio una percezione a livello planetario. Vedremo poi con i transiti di Marte, che è considerato comunque tra i pianeti veloci, cosa riesce ad attivare invece degli altri transiti dei pianeti lenti, quindi quali saranno i momenti più importanti, più salienti, o più controversi oppure più rilassati di questo anno. Vediamo adesso questa parentesi che sarà tra la primavera e l'estate del 2021, in cui Giove transiterà nel segno dei pesci e che si troverà in sestile con Urano, in congiunzione con Nettuno e in sestile con Plutone. L'aspetto di sestile con Urano significa che cominceremo a guardare le cose da un'angolatura differente e cominceremo anche a non essere più così provocatori, per cercare dei cambiamenti. E qui ci sarà una presa di coscienza collettiva in cui si capirà che le vecchie soluzioni non sono più adeguate ai problemi della società odierna. E con questa configurazione di sestile sarà proprio l'universo che ci fornirà i cambiamenti di cui abbiamo bisogno senza tanto sbatterci praticamente per ottenerli. E da lì ci sarà come una specie di respiro, di sollievo in cui praticamente proprio la collettività comincerà a immaginare un futuro finalmente diverso, un futuro ovviamente positivo. L'idea comune, questo immaginario di questo futuro ipotetico, ce la dice la congiunzione con Nettuno, ovvero un risveglio collettivo di fronte a sentimenti come la compassione e la pietà per i più deboli. Le persone cominceranno veramente ad aiutarsi stavolta in modo concreto, senza secondi fini, fra di loro e inizierà anche un certo interesse per lo sviluppo della spiritualità. Dal momento che però Nettuno è un pianeta silente, è un pianeta che nasconde sempre le sue vere intenzioni, qua c'è un piccolo tranello, ovvero quello che riguarda l'amministrazione economica del denaro. Questa grande visione di questa nuova società in cui veramente l'essere umano comincia a essere empatico con tutti gli altri suoi simili, potrebbe scontrarsi con invece la creazione di una società che potrebbe non andare più d'accordo con il sistema del denaro. E quindi qui si capirà che urge trovare una nuova soluzione e quindi anche la creazione di un nuovo tipo di modello di società in cui il denaro ormai ha fatto la sua parte e deve essere sostituito. Quindi sarà fondamentale in questo lasso di tempo primaverile e estivo, che poi comunque si ripresenterà anche per tutto il 2022, di cercare di non fare più accordi che si basano su collaborazioni economiche. Perché chi pensa di costruire una nuova società basata praticamente sull'umanesimo non può più usare invece la struttura finanziaria che è esistita fino adesso e quindi non deve imbrogliarsi praticamente che può usare un vecchio sistema per costruire qualcosa di diverso. Quindi durante questa fase e ancora di più l'anno dopo, il 2022, si cominceranno a fare veramente delle sperimentazioni, a metterle in pratica, quindi a costruire delle società che non usano più il denaro. Anche il transito sestile di Giove e Plutone ci dice che ormai l'umanità è pronta e veramente desidera con tutto se stesso questa fase di trasformazione. E che comincia realmente a capire qual è il significato della vita, e che vuole trasformare non solo se stessa a livello individuale, ma proprio in tutto il suo ambiente. Ed è proprio la collettività tutta che comincerà a sentire questo aumento di energia per attuare il cambiamento. Anche la quadratura che ci sarà tra Giove e Urano praticamente per quasi tutto l'anno ci dice che qui crescerà l'insofferenza per le vecchie strutture e
crescerà quindi questo senso di irrequietezza a volersi liberare da tutto quello che viene considerato una pastoia, una catena. E che si arriverà a pensare che solo praticamente un cambiamento radicale può essere la soluzione per andare avanti. Tutto quello che si opporrà a questo cambiamento e che continuerà a cercare di tenere in riga le collettività, invece andrà incontro a un enorme atteggiamento di ostilità che può ovviamente sfociare nell'aggressività. Questo transito ci rivela anche che l'umanità intera potrebbe essere di fronte a una scarsità di denaro ed ecco che durante invece la pausa estiva con Giovane e Pesci cominceranno a svilupparsi delle nuove idee su una società diversa che non sia più basata sul denaro. Si aprirà davanti ai nostri occhi un nuovo mondo, una nuova visione del mondo e quindi anche la voglia di liberarsi da tutte le piccolezze dell'essere umano. Per tante persone questo sarà uno scossone e cominceranno a vedere delle cose che neanche immaginavano prima esistessero e sarà veramente una rivelazione scioccante. Sentiranno mancargli tutte le basi e l'equilibrio che avevano magari acquistato precedentemente. E a un certo punto si renderanno conto che l'unica cosa che possono fare è abbracciare l'imprevisto. E tante persone che pensavano di avere una vita serena entreranno in pieno conflitto. Alcuni saranno così stanchi della propria situazione o anche proprio del posto in cui vivono che vorranno proprio fare un viaggio illuminante e andare a vedere un'altra realtà diversa in qualche altro paese. E ci sarà questo senso generale, riguardo a tutte le situazioni che venivano considerate affidabili, adesso vengono viste come situazioni invece traballanti che cominciano veramente a venire giù a pezzi. Specialmente poi con questo transito di Saturno quadrato a Urano, le persone che hanno vissuto una vita che anno dopo anno si è sempre più cristallizzata in schemi fissi e rigidi, troveranno particolarmente difficile rovesciare le loro esistenze e quindi per questa tipologia di persone che ancora non sono pronte al cambiamento e che vorrebbero mantenere la vita di prima si troveranno ad affrontare veramente un anno di tensione e di nervosismo, in cui potrebbero anche andare incontro, per esempio, a delle rotture brusche, rotture di rapporti con persone che invece desiderano fortemente un cambiamento. Ma questo transito ci parla anche di tutte quelle strutture proprio ufficiali, che sono regolamentate da leggi e da regole. Queste strutture ormai sono diventate troppo rigide e troppo abitudinarie e quindi andranno incontro a diversi conflitti. Le autorità in sé che continueranno ad insistere a volersi imporre verranno percepite talmente oppressive che proprio a livello generale collettivo si focalizzeranno su di loro tutte le energie negative. Questo transito poi mette in guardia anche da altre due ulteriori problematiche, ad esempio per le persone che soffrono di problemi cronici a base nervosa, quindi magari vari disturbi da quelli cardiaci, insomma, malattie che si legano alla tensione. Devono fare particolarmente attenzione durante questo anno a cercare di rimanere più tranquilli e sereni possibili. In più, anche qui sono sconsigliatissime le transazioni finanziarie, quindi fare investimenti durante questo lasso di tempo può essere molto pericoloso. Investimenti che potrebbero essere indotti proprio dall'ansia per il futuro. Ma come ci farà capire a tutti quanti la pausa estiva, che poi diventerà invece
una conferma nel 2022, non è più tempo di investire in una società basata su schemi finanziari. Sostanzialmente qui tutto quello che non può essere trasformato e modificato durante il 2021 verrà per forza di cose a concludersi. Adesso andiamo a vedere invece i transiti di Marte. Marte, che è questo pianeta che riesce ad attivare i pianeti più lenti, quindi tutto quello che magari avviene come transito in un momento precedente con i pianeti lenti e che sembra che non si verifichi, in realtà Marte li può mettere in atto anche a distanza di qualche settimana successiva. Vediamo il periodo che va dall'8 di gennaio al 4 di marzo e il periodo che va dal 30 di ottobre al 13 di dicembre sono abbastanza simili fra di loro, un po' a voler simboleggiare l'inizio e la fine di questa congiunzione di Giove-Saturno nel segno dell'Acquario. È un pochino più incisivo, a mio avviso, il primo transito di Marte, ovvero quello nel Toro, perché si confronta con uno stellium nel segno dell'Acquario, dove troveremo in contemporanea, nel mese di febbraio, sia il Sole che Mercurio, che Venere, che Giove e Saturno, tutti nel segno dell'Acquario che saranno in quadratura a questo Marte nel segno del Toro. In questo periodo, praticamente l'energia, questo rimasuglio della precedente congiunzione degli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2020, nel segno del Toro, questo rimasuglio di energia che rappresenta molto le istituzioni e quindi tutte le strutture, a livello burocratico, saranno praticamente di fronte ha una specie di frenesia nel voler concludere in fretta qualche cosa in visione di un futuro che viene immaginato, viene programmato, con un falso ottimismo ingiustificato che farà pensare a queste strutture di poter trasformare la realtà facilmente e trasformarla a loro piacimento. Questa fretta però li farà praticamente trascurare una serie di dettagli in modo tale che invece si avrà per contro una maggior presa di coscienza collettiva da parte dell'umanità che capirà che c'è un po' un gioco di potere. Soprattutto per la gloria del proprio ego. Questa smania di correre verso un futuro tanto agognato e sognato, in realtà si scontrerà poi con il transito di Saturno quadrato a Urano, con le circostanze esterne e soprattutto con il volere degli altri. Quindi diventerà un periodo in cui i particolari che verranno trascurati saranno proprio il motivo di inghippo di questi progetti e per tutti quanti si svilupperà una situazione di frustrazione in cui sembrerà tutto molto bloccato. La sensazione generale sarà quella di essere ostacolati dall'esterno, ma in realtà il vero ostacolo è interno, perché c'è proprio un'inadeguatezza di base nel portare avanti questo progetto. Tutte le persone che vengono percepite come delle autorità adesso sembrano ancora più oppressive e questo in molti farà scattare un'irritabilità, una rabbia e una voglia di ribellione, per cui questi momenti potrebbero essere quelli più caldi dell'anno. Ma in realtà le persone che vorrebbero veramente ribellarsi e quindi cominciare ad attuare un cambiamento radicale, cominceranno a capire durante questi periodi che l'importante è cambiare dentro se stessi, prima di tutto. Bisogna affrontare le proprie paure e poi cominciare a rapportarsi con il mondo esterno. Quindi ci sarà un doppio conflitto durante queste fasi, con se stessi e con il mondo dell'autorità.
Per tutte le persone che si sentono in transito, in una fase ambigua in cui percepiscono una certa incatenazione, anche l'aspetto di Marte congiunta Urano nella prima fase di quest'anno ci dice che tutto viene percepito come se andasse con eccessiva fretta e senza preavviso, e quindi questo non fa altro che aumentare la tensione, la paura, e qui sarà facilissimo scattare per un non nulla di fronte alle limitazioni imposte. Se tutto questo sembra ancora in una fase di incubazione, quando Marte si troverà poi alla fine di questa congiunzione nel segno dello Scorpione e quindi anche quadrata a Urano, qui proprio l'oggetto della rivolta sarà sicuramente l'autorità, che ormai sarà percepita semplicemente come una minaccia. Qualcosa anche da estirpare da questa società umana e sostituire con una nuova soluzione. Due fasi un pochino più rilassate avverranno quando ci sarà Marte nel segno dei Gemelli dal 4 di marzo fino al 23 aprile e Marte nel segno della Bilancia dal 15 settembre al 30 di ottobre. Qui questo Marte, che per entrambe le fasce sarà in trigono a Giove, praticamente a livello collettivo ci sarà una nuova visione, una nuova prospettiva del futuro e di tutto quello che sta succedendo. È come se riacquistassimo la possibilità di vedere dove ci sono dei piccoli imbrogli, degli inganni e poterli così evitare. Avverrà perciò un aumento della consapevolezza collettiva e della conoscenza di questa nostra società. C'è proprio un aumento dell'intuito e questo farà aumentare l'ottimismo e creerà un'energia positiva. Questa energia ritrovata verrà messa in pratica per costruire qualche cosa di concreto e quindi è un preludio a quella fase estiva in cui veramente si comincia a pensare alla società umana in modo diverso. Ed è anche un preludio al 2022. Mentre la parte in cui vede Marte transitare nel segno della Bilancia, quindi essere molto più convinta, della creazione di una nuova società prima che avvenga l'ultimo colpo di coda con Marte in Scorpione, in cui veramente tutta la negatività si riverserà sulle autorità, precedente transito di Marte in Gemelli si trova anche a che fare con una quadratura con Nettuno, che significa avere dei momenti altalenanti, quindi dei momenti in cui si è molto ottimisti, in cui si pensa sì, siamo capaci di costruire finalmente una nuova società, e altri in cui invece ci sentiamo inadeguati e cominciamo magari a mettere in pratica delle soluzioni strane con dei sistemi tortuosi. Certe notizie, certe persone potrebbero demoralizzare e metterci di nuovo faccia a faccia con le nostre paure. Il periodo invece che va dal 23 aprile all'11 giugno, in cui vede Marte transitare nel segno del Cancro, in particolar modo quando poi sarà anche in trigono a Giove nel segno dei Pesci, ecco che qui tornerà veramente un senso di buon umore collettivo e una voglia di rinnovamento, di volersi scuotere dall'inerzia, dalla passività, di volersi muovere, di volere provare nuove esperienze e fare nuove attività, ma anche proprio di cominciare a legare fra le persone che sono diverse da noi. In questo periodo Marte sarà anche in trigono a Nettuno e quindi si svilupperà un certo distacco dalla vita materiale e si comincerà a focalizzare l'attenzione invece sulle relazioni personali. Però stavolta non c'è il pregiudizio. Quindi non c'è la voglia di giudicare gli altri prima di conoscerli e comincerà proprio durante questa fase a nascere in noi, proprio a livello
collettivo un senso di sacrificio, un senso di voler essere un tutt'uno con gli altri. Questa caratteristica che poi sarà ancora più sviluppata nel 2022. Il sacrificio riguarderà il sacrificio del proprio ego, quindi è proprio questa la molla che farà scattare l'insofferenza per le autorità a un certo punto, che saranno viste come invece delle entità, diciamo così, che pensano esclusivamente a potenziare il proprio ego. Si comincerà invece a essere un pochino più sensibili alle esigenze degli altri e alle loro problematiche, invece di pensare continuamente a se stessi. Quando Marte transiterà poi nel segno del Leone dall'11 giugno al 30 di luglio, qui praticamente non si sarà più capaci di sopportare le convenienze, le superficialità, le circostanze, le regole, i superiori, quindi tutto quello che cominciava già da un po' di tempo, a risultare insopportabile, ecco che con Marte in Leone torna questo discorso e torna la voglia di ribellione. Di nuovo tutte le situazioni di restrizione, come se attirassero tutta la nostra attenzione su questa problematica, distogliendoci un po' da tutti quei temi degli ultimi mesi che iniziano da marzo fino a giugno, in cui veramente l'umanità comincia a sviluppare un certo livello di empatia. Questo senso di oppressione tornerà quando Marte sarà nel segno del Leone e con essa di nuovo la voglia di libertà. Quando Marte transiterà invece nel segno della Vergine dal 30 di luglio al 15 di settembre, qui l'attenzione si focalizzerà soprattutto sugli studi scientifici e sulle nuove tecnologie e quindi su tutte le modernità della società umana da poter sfruttare in questa nuova visione del futuro. E crescerà il coraggio di fare qualcosa di inaudito e qualcosa di grandioso. L'interesse si espanderà anche in altri settori che prima venivano denigrati oppure catalogati, insomma, come scienze minori, come potrebbe essere l'astrologia o l'esoterismo. È come se crescesse proprio a livello collettivo una consapevolezza che bisogna avere una conoscenza del mondo e di tutte le sue energie vitali a 360 gradi e che non bisogna più limitarsi semplicemente a degli studi tecnici, ma cominciare ad abbracciare anche altri tipi di scienze. Dal momento che questo Marte si troverà in opposizione a Nettuno, tutte le persone che invece sono aggrappate alle loro convinzioni, ai loro studi, alle loro conoscenze e credenze, qui vedranno di cattivo occhio invece l'approfondimento di certi argomenti e cercheranno in tutti i modi di fare resistenza per una paura di fondo che le loro credenze vengano smantellate. Infine, l'anno si conclude con Marte in Sagittario dal 13 dicembre in poi, che vedrà un'umanità che sta tentando con tutte le sue capacità di lasciar perdere i conflitti e di concentrarsi invece alla creazione di un nuovo futuro. Finirà finalmente anche il conflitto con le autorità, che finalmente si dimostreranno disponibili e aperte a nuove idee e a nuovi punti di vista. E cominceranno delle nuove collaborazioni, anche perché con questo Marte che sarà poi in quadratura a Nettuno, tutti i nodi verranno al pettine. Quindi qua bisogna trovare in tutti i modi dei nuovi accordi per riuscire ad andare avanti tutti insieme. E questo anno del 2021, che ha questo leitmotiv di base di nervosismo, di tensione, di preoccupazioni, insegnerà che è anche il caso di smetterla, perché qui è veramente facile entrare in conflitto e dare inizio a uno scontro. E quindi la fine del 2021 sembra proprio essere l'alba di una nuova era per la costruzione di una società completamente diversa da quella conosciuta negli ultimi 2 secoli. Grazie
Bene ragazzi, questo era tutto quello che riguarda i transiti del 2021. Spero di avervi un pochino chiarito le idee e anche da un'altra parte rassicurato. E noi ci sentiamo tutti nei prossimi video. Ciao e buon 2021.